chiedi se ha fame in spagnolo? Baby, Baby, ¿tienes? ¿tienes hambre? ¿Hambre o hambre? ¿Tienes? Hambre. Dai, glielo chiedi, baby, senti, oh baby, ascolta, c'è Cristian che sta parlando con te. Sì, ho fame, mi voglio mangiare. Oggi mi voglio mangiare una carota con le melanzane e lo zucchine. Zoe, non è con te, vai di là. Guarda Zoe che fa. Bene, amore, che ti faccio il carosello. Ha detto che vuole mangiare le melanzane, le zucchine e le carote. Che facciamo? Dopo le prepariamo? Sì. Va bene? Senti, ma baby chi è? Chi è baby? È mio figlio. No, e mio che cos'è? È nipote. È mio nipote. E di papà? Nipote. E di Zoe? È dell'amico. Era amico di Zoe. Ok, va, ascoltami. Ma baby, adesso ha mangiato. Gli facciamo le carezze nella pancina così fa un po'. Fa. Digestione. Li fa così? Così digerisce tutto quello che si è mangiato, due zucchine, una mela, una zucchina, una pera. Fate così. Fate così. Dile vai. Così digerisci. Bravo, bravo. Hai visto? Così ti facevamo noi quando eri piccolino, ti facevamo così nella pancina, eh? Te lo ricordi? Te lo ricordi? Oh, sì. Dio. Ehi, baby. Ma che fa Zoe con baby? Che sta facendo? Attenzione! Se la sta slinguacciando, Senti, vogliamo parlare con baby, sì o no? Oi, baby. Sta salutando Zoe, amore. Ah, ho capito. Vero. Zoe, attenzione col bimbo. Diglielo. Zoe! Attenzione Zoe, che c'è il bimbo piccolo qua. Che poi se no gli viene mal di pancia. Gli viene mal di pancia, Zoe. Baby TV, baby TV. Li canti la canzone baby? La luna da lassù splende in mezzo al cielo blu. È già tardi ormai. Dormiamo un po', leggiamo un po' e poi c'è il lettino pronto lì per noi. È davvero tardi ormai. Dormiamo un po'. Senti, voglio ha fatto la puzzetta. Riposare. Non vedo l'ora di sognare. Mi fa fare la pancina, ha fatto la puzzetta. Deve fare la cacchina, deve fare la cacchina, mamma mia. Oh, senti, ma che ha mangiato? Che cosa ha mangiato che gli fa male la pancina? Faccio piano. Ma che cosa ha mangiato che gli fa male la pancina? Baby. Sì, ma che cosa ha mangiato baby che gli fa male la pancina? Che cosa ha mangiato? Ha mangiato due zucchine, le mele, le pere, si è mangiato poi una zucca e poi si è mangiato pure un po' di riso e fagioli. Mamma mia, ma quanto mangia, baby! Dove andate con la bici? Chi è? Dove mi porti, Lisa? Dove mi porti? Ci porti in giro? Finta a comprare un gelato? In bici? Amore. Amore, adesso che vai a fare la spesa vai a comprare il gelato. Va bene. Va bene. Va bene, vuole il gelato. Bene. Senti, vada un po'. Faccio come Super Wings. Io sono Jet. Trasformazione! E c'è la tormenta. Sta arrivando la tormenta. C'è il vento. Oddio, Jet! Tieni forte, Jet! Vai, tieni forte! Va bene, Jet! Stiamo cadendo! Guarda che cade veramente. Mamma mia, stiamo volando con la bicicletta! Vai, già! Ai, 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 ai! Vai, già! Dai, mezzo sui piedi! Sono via! Vai, già! Vai, già! Vai, già! La bici! La bici! Che cos'è questo qua?
Guarda un po'. Si mette in faccia questo. Una maschera. Una maschera. Questa è la maschera che ci ha fatto, mi ha fatto mamma. Hai visto? Sì. L'ha fatta guarda un po' con una bottiglia. La metto? Sì. L'ha fatto mamma perché fra un pochettino papà deve andare a fare la spesa. E assomiglia a un casco. È quasi un casco, vero? Sì. Guarda un po'. Faccio il mostro del casco, faccio. Ti piace? Certo, papà. La vuoi mettere pure te? Sì. Aspetta. Non la metto io. Bene, vieni qua, vieni qua. Eccolo, vieni qua, vieni qua. Mamma mia. Riesci a respirare? Ecco la finaccia che ho fatto io. Devo andare a fare la spesa, mia moglie non sapeva che fare con la plastica che gira in giro e me la filano in faccia. Dai, mi è venuto, mi è venuto bene. Sì, è bellissimo. Ha due cose fantastiche. Una, che dentro faceva un freddo cane, e invece qua dentro 45-50 gradi, guarda, è come se avere una lampada in faccia. Dentro faceva un freddo cane dove? Dentro casa, senza la mascherina, c'avevo il freddo in faccia. Ho messo questo, subito 45 gradi, se c'è il forno. Ma mica sei dentro casa, sei fuori. Eppure qui, voi ce ne stanno, ce ne stanno 22 gradi, 25. Ma che dici? Ma che te la metti la mascherina, poi la seconda cosa fantastica, c'è il binocolo incorporato. Il binocolo. Meraviglioso. Dai, vai in posta, va. Ricordati di mettere la mascherina sotto. Ma quale posta? Devo andare a fare la spesa. Ma vediamo se mi danno per matto, perché questo qua è una bottiglia di plastica. Questo è una bottiglia di plastica, è un regalo di mia suocera.